Mi chiamo Giulia Zorzi. Nel 2003, insieme a Flavio Franzoni, ho fondato Micamera. Micamera si trova a Milano ed è una libreria e galleria di fotografia, dedicata in particolare alla fotografia contemporanea. Quando Micamera è nata, nel 2003, in realtà anzi il progetto ha avuto inizio nel 2002, inizialmente si occupava solo di libri, proprio di fotografia. Occupava uno spazio piuttosto piccolo di soli 24 metri quadrati, sempre qui nello stesso quartiere di Milano che si chiama Isola, ed era appunto un piccolo negozio che era la realizzazione di un sogno mio e di Flavio di aprire uno spazio in cui appunto i libri di fotografia trovassero un ambiente dedicato. Inizialmente il catalogo di Micamera comprendeva un migliaio di titoli, oggi ne comprende oltre 5.000 e quando abbiamo aperto non pensavamo assolutamente che poi si sarebbe trasformata in un luogo che oltre a vendere libri organizza tutta una serie di altre iniziative e attività. Queste attività sono nate perché quando abbiamo cominciato a proporre libri di fotografia al pubblico milanese, italiano e poi anche internazionale, ci siamo accorti che il libro di fotografia contemporanea era in realtà un oggetto pressoché sconosciuto ai più e che quindi bisognava fare un'azione di divulgazione e di formazione proprio del pubblico. Nel 2003 non esisteva ancora Amazon in Italia, che poi è arrivata nel 2011. Nel 2003 era ancora un tempo in cui quando andavi al Festival di Arles le librerie erano ospitate nelle Space Van Gogh e si contavano sulle dita delle mani. Erano veramente tempi molto diversi in cui aprire una libreria di fotografia sembrava un progetto da un lato rivoluzionario e dall'altro anche con delle possibilità così tutte da scoprire e molto importanti, perché veramente non esistevano dei luoghi simili, né in Italia, ma anche all'estero erano pochi, anche se in Italia veramente c'era una libreria a Torino che si chiamava Agorà, che poi ha chiuso qualche anno dopo, che proponeva libri di fotografia. Quando abbiamo iniziato, insomma, ci siamo trovati subito a confrontarci con l'esigenza di divulgare il contenuto dei libri che proponevamo e quindi abbiamo cominciato molto presto a organizzare degli eventi come i firmacopie, le presentazioni dei libri, gli incontri con gli autori, facendoci ospitare inizialmente nello spazio di fianco al nostro perché il nostro negozio era troppo piccolo. Nel 2006 poi ci siamo trasferiti nello spazio dove ci troviamo ancora oggi, che si trova nello stesso stabile, ma sulla via dietro, e che è molto più grande. Qui ovviamente abbiamo potuto dare libera espressione a tutti i nostri desideri più grandi, quindi abbiamo iniziato a organizzare delle mostre, a ospitare dei corsi di fotografia in un circuito virtuoso che ha fatto sì che fossero gli studenti dei nostri corsi a poi trasformarsi ad essere gli sponsor delle mostre fotografiche e delle presentazioni, perché con i soldi che abbiamo ricevuto in pagamento dei corsi abbiamo potuto pagare dei biglietti aerei, far fare le cornici alle fotografie e organizzare tutta una serie di iniziative che poi sono diventate importanti appuntamenti così frequenti della libreria. Negli anni poi la libreria ha iniziato a svolgere sempre più attività e anche a occupare altri spazi, per cui abbiamo gestito le librerie dei musei. L'ultimo è stato quello di Fondazione Stelline. E abbiamo collaborato con diverse realtà, dal Festival di Savignano ma anche all'estero, per esempio curando la mostra di Max Steinmetz a Monaco di Baviera. Quindi, se dovessi dire che cos'è la fotografia per me, è tantissime cose. È sicuramente un modo per capire la realtà che mi circonda, quindi io attraverso gli autori
attraverso i loro libri, le mostre, le iniziative con gli autori, attraverso il loro sguardo io cerco di capire il mondo di oggi e la realtà intorno a me. Questa è la cosa più importante per me nella fotografia. Poi ovviamente la fotografia è per me oggi anche una comunità di persone. Un mondo, il mio mondo, il mondo che frequento sia per lavoro e molto spesso anche perché sono nate delle importantissime amicizie all'interno di questo spazio o comunque a causa della fotografia. Perché il mondo del libro fotografico in particolare è una comunità di persone. Quindi, appunto, la fotografia è un'arte, evidentemente, il libro è cultura. Usare il libro come strumento di divulgazione culturale e promozione è stato, diciamo, il tentativo, il compito che io mi sono data in questi ultimi 20 anni, in cui, sono sempre partita da un oggetto che è quello del libro, che è a tutti gli effetti un'opera, per gli autori. Cercando di declinarlo in modi anche a volte un po' sperimentali, quindi organizzando tutta una serie di iniziative che però prendevano sempre spunto non solo dal lavoro dell'autore, quindi dal contenuto del libro, ma anche dall'oggetto in sé, per spiegarlo, presentarlo e promuoverlo presso il pubblico. Sono nate, per esempio, delle iniziative che noi abbiamo chiamato pop-up store, che coinvolgevano sempre, a partire da un libro in particolare, l'autore del libro, quindi un progetto fotografico e un'opera, l'editore del libro, cercando di unire in un discorso unico. Un catalogo editoriale, presentando una selezione dal catalogo di un singolo editore, un'attività di formazione, organizzando appunto un corso con l'editore e l'autore, a volte insieme, a volte invece in corsi diversi, e presentando ovviamente poi il lavoro dell'autore specifico sui muri dello spazio. In futuro Unicamera non vede l'ora di ricominciare a dedicarsi alle attività che vedono coinvolgimento del pubblico in maniera più partecipata. Abbiamo in programma ai primi di giugno una mostra di Jason Fulford e un corso sempre con Jason, questa volta però a Venezia. Quindi sì, siamo, diciamo, ottimisti e pensiamo che a giugno potremo riprendere a fare dei corsi in presenza. In questo ultimo anno abbiamo deciso di non svolgere le attività online, ma di aspettare per tornare a un contatto umano appunto in presenza. Quindi ricominceremo con Jason e poi speriamo di riprendere con l'autunno tutte le attività che ci sono molto mancate, le presentazioni, le visite. Sempre a giugno in realtà ci sarà anche l'inaugurazione della mostra di Daria Turba a Marsiglia. Non è una mostra che vede il coinvolgimento di Unicamera in maniera diretta, ma Ilaria è una delle artiste che abbiamo seguito da vicino in questi anni, così come abbiamo fatto anche con altri autori, e per l'inaugurazione della mostra presso il Musem di Marsiglia noi saremo sicuramente presenti. Appena chiuso, infatti, la mostra sempre dedicata al suo lavoro insieme a quella di Fatima Bianchi presso Casa Testori. Ecco, in futuro sempre più Unicamera occuperà altri spazi cercando di promuovere gli autori non solo presso la sede di Via Medardo Rosso a Milano, ma in collaborazione con istituzioni e altre realtà. Un'altra cosa molto importante che accadrà quest'estate è la pubblicazione del libro Saga City, dedicato a Fulvio Ventura, un autore che purtroppo è mancato nel marzo del 2020 e cui lavoro ci ha molto appassionato. Ormai anni che cercavamo di costruire insieme a Fulvio un progetto editoriale e alla fine prenderà corpo appunto quest'estate. Insieme a una squadra internazionale che vede Jason Fulford a disegnare il libro e Ice Plant, di Ice Plant, un editore di Los Angeles, come editore del lavoro di Fulvio. Quindi, così, non,
Non abbiamo poi messo a calendario altri eventi ancora, ma ne abbiamo tantissimi che aspettano da più di un anno di essere così ospitati, soprattutto presso la sede di Micambra, ma anche in altri luoghi. Una cosa interessante che cerchiamo di fare è raccogliere i suggerimenti del pubblico che frequenta i nostri spazi, sia fisicamente che virtualmente, per programmare appunto le attività che nascono da uno scambio, sia con gli autori, ma anche, questo è molto importante, con la comunità di persone che frequenta Micamera. Perché è da loro che poi in realtà nascono le idee più interessanti ed è nel confronto che noi amiamo appunto prendere le decisioni. Grazie di avermi ospitata con questa intervista, un caro saluto a tutti.